Buonasera ragazzi, aspettiamo ancora 2 minuti che entra qualcuno. Oh ragazzi, stasera voglio vedere però un qualcosa di serio, queste cose. Ho attivato tutto, quindi voglio vedere più che altro se funziona tutto, ragazzi. Chi sa usare Twitch, proviamo. Io ragazzi, adesso ve lo faccio vedere a voi che siete in 17 già. Ho preparato due rasoi che sceglierete voi. Eccoli qua. O il Roman Empire o il Lord. Il Lord non l'ho mai provato neanch'io. Il Roman Empire, questo l'ho provato. Ciao ragazzi, li proviamo stasera. Cerchiamo di capire uno dei due quale provare. Quindi in anteprima lo vedete solo voi perché ancora non l'ho provati. E quasi quasi vi faccio scegliere anche un sapone che vedete qui alle mie spalle. E boh, ho fatto anche l'ordine di vanity. Sì, sono riuscito a impostare i messaggi vocali. Cioè, non lo so. Socio, me l'hai fatto tu, eh? Omar, me l'hai fatto tu? Credo di sì, prova. Roman Empire, ok? Roman Empire top. Sì, ce l'avevo già il Roman Empire io, ragazzi, solo che l'ho voluto riacquistare perché mi ricordo che mi piaceva. Cioè, come qualità, ragazzi, 7 € il Lord, 10 € Roman Empire. La qualità di Roman Empire è una cosa assurda, è una cosa proprio assurda. Dopo ve li faccio vedere tutti e due. Sapone, gonna, uo, ok, vai. Grazie, Ste. Raga, provate a fare un commento alta voce. Che ne so, io non l'ho mai fatto. Se qualcuno lo sa fare, ci provi o qualcosa di strano, giusto per capire se funziona. Gonna, uo, ok. Raga, adesso lo metto qua. Vabbè, adesso ce l'ho presente. Andate con i, siamo in 18, ragazzi. Andate con i saponi. Cosa devo utilizzare? Mi sono preparato anche un il detergente della Lucky Tiger, ragazzi. Ok. Così, visto con questa barbazza. Suavage, donna, suavage, ok. Utilizziamo anche il detergente, ragazzi. Apro un attimo l'acqua, l'apro al volo. Grazie, Ste. Grazie, grazie. Capire come funziona il tutto. Qualcuno che mi aiuti. Stefano è il primo in assoluto, infatti. Però aspetta, c'è un ragazzo anche che si è abbonato che ho visto, ma non adesso, l'ha fatto in precedenza, però non so chi sia. Adesso incominciamo, tanto con l'ora ci siamo. Allora, stavo scegliendo anch'io un sapone da usare, però faccio scegliere a voi ragazzi. Faccio scegliere a voi. Comunque ho fatto ordini su Vanity Stock, fra un po' arrivano. Allora Ste sarà il primo. A me me ne dà un altro ragazzo abbonato, però non ti so dire, non mi ricordo chi è. Allora ragazzi, mi sono preparato il Lucky Tiger che mi vado a detergere un po' il viso, a togliere un po' le impurità che ci sono all'interno di questa barba. Io vorrei commenti vocali, voglio capire come funzionano. Solo con voi posso capirlo. Allora, questo lo metto via. Quindi, detergente ragazzi. Idratiamo un po' il viso con acqua. E poi andiamo a pulire bene il viso. Grazie a te, Ste. Tanto non so neanche come si fa a
capire il tutto ancora, mi devo mettere lì di nuovo con Omar, poi una sera che attivare di nuovo tutto quanto mi ha aiutato Omar. Detergente, ragazzi, non lo uso quasi mai, lo faccio giusto per stare un po' in compagnia stasera. È difficile che detergo il viso. Eccolo qua. E strofiniamo. Sì, Omar, però riesci a capire se si possono fare i commenti vocali, giusto per capire se li ho attivati o no? Ok, ragazzi, una volta utilizzato, bisogna sciacquarlo per bene. Sciacquo. Ok, lascio il viso bagnato e ho letto qualcuno prima che mi ha detto di utilizzare Proraso Bianca, però lo voglio accontentare e non utilizzerò il sapone. Controllo così, Biz. Sembra di vederli, aspetta che controllo con i Biz. Va bene, lo accontento con, non utilizzo mai prebarba, ma lo voglio accontentare, vado ad utilizzare il prebarba della Proraso Bianca. Ok, non sono attivi, non lo so. Non so come attivarli, ragazzi. L'abbiamo fatto l'altra volta assieme. Ok. Come rasoio è andata allora per il Roman Empire? Barba di 4 giorni, non mi ricordo più come lavora proprio. Ma dovrebbe toglierla. Ste, non so come si fa. Il problema è quello, abbiamo provato con Omer l'altra volta, adesso lui mi dice che non sono attivi, ma avevamo attivato un po' tutto. Poi boh. Ci riproveremo, ci metteremo di nuovo lì e boh. Io volevo provare il Lord addirittura, ma sapete per quale motivo? Che non l'ho mai utilizzato, solo per quello. In Roman Empire abbiamo tempo, infatti la mia scelta era di utilizzare il Lord, almeno lo vedete voi e ce lo gestiamo. Sicuramente incomincio con il fatto che sono due rasoi assolutamente diversi, questo è molto più... È fatto male, ragazzi, questo confronto a Roman Empire. È vero che la qualità prezzo si differenziano un po' di pochi euro, però andiamo a compensare che ha 4 pacchi di lamette e questo ne è solo uno. Quindi io direi di provare subito il Lord, ragazzi. Scusate per chi mi ha chiesto il Roman Empire, ma io direi di andare di Lord. Però prima andare di Lord, io direi, mi hanno chiesto uovo, quindi utilizziamo uovo, profumazione, ragazzi, questa che spara da far paura. Profumazione che spara da far paura. Ciao amici. Un po' di acqua calda. Mi tolgo un po' di roba di mezzo. Non so più dove mettere la roba. Mettiamo qua. Togliamo anche il detergente, ragazzi. Buonasera per chi sta entrando. Vedi il video male.
Penso di sì, ragazzi, a volte potrebbero essere le vostre di connessioni, ragazzi. Perché io sono con il wifi, con la fibra ottica. Cosa vuol dire vedo il video male? Cioè, in che senso che si va? Ciao Simo, ciao ragazzi. Allora, apriamo sto lord, va? Andiamo a vedere come funge e come taglia, più che altro. Rifiniture e materiale pessimo, ragazzi, quello è sicuro, però 7 euro, cosa ci vogliamo aspettare da questo rasoio? Non so se vedete, vi faccio vedere le finiture, però 7 euro, ragazzi. Ok, questa è la finitura, spero che si veda qualcosina. Anche qua, ragazzi. Qua ancora è giocabile. Manico con veramente leggero che inserisci quasi prima tutto, poi arriva a fine battuta ed è ancora. Simo, con il mio abbonamento deve arrivare soldi, però di sì, non lo so. La qualità è in 1080, ragazzi. La qualità è 1080. È impossibile che non sia buona. La qualità ce l'ho 1080, però controllo. La qualità 1080, ragazzi, il massimo che posso fare. Quindi armiamole con le Lord, ragazzi, con le loro la mette. Sì, raga, penso sia più un problema vostro che mio, credo. Allora, armiamo con le lamette. Con le sue. Ok. Ci siamo. Allora, controlliamo, ragazzi, ogni volta che armiamo un rasoio che sia la lametta sia allineata, che sia precisa, se no svitiamo un po' e andiamo a giostrarci la lametta. Questo prevede un rasoio che anche stasera ci facciamo del male. Guardate la differenza che abbiamo tra barra di sicurezza e lametta. Buonasera, ragazzi. Vabbè, andiamo a farci del male stasera con sto Lord, vediamo. Cosa utilizzo come pennello? Un sintetico perché non ho messo a mollo nulla. E vado di... Cosa utilizzo? Che pennello utilizzo? Come sintetico, eh? Eh sì, Lord, perché sto utilizzando questo rasoio che non ho mai utilizzato, della Lord, e ci ho dovuto inserire queste lamette, ragazzi. Mai provato 7 euro di rasoio, me l'hanno chiesto veramente in tanti, quindi proviamolo, vediamo come lavora. Non lo so, le proviamo adesso, Yakiroma. Proviamole un attimo, ragazzi. Io provando tante lamette non mi ricordo neanche più. Bisogna poi provarle anche le Lord su un altro tipo di rasoio, magari non su questo, che momentaneamente così non è che mi mette tutta questa sicurezza. Extro, Roma. Dai, facciamo, cambiamo un po'. Andiamo di Extro, dai, dov'è? Aspetta che me lo sono perso. Dovrebbe essere qua in mezzo, eccolo qua. Trovato, ragazzi, trovato. Vado a inumidire ancora un po' il viso nonostante abbia messo il prebarco. Ok. E andiamo a fare il prelievo. Tolgo l'acqua. Facciamo il prelievo, ragazzi. Comunque credo o domani o venerdì mi arrivano altri prodotti da Vanity Stock. Ragazzi, ho fatto un altro ordine. Bagno le punte, fuoco, perché sento acqua nel ciuffo del pennello, infatti mi sta cadendo tutto. No, ragazzi, devo comprare una scatola, il problema. Ma sai da quante che voglio comprare una scatola? Ma quella che voglio io, per quanto riguarda il bollitore, è su Vanity Stock, ma non è mai disponibile.
E io voglio quella, non voglio acquistarne un'altra. È da una vita che voglio una scatola, ragazzi. Sarebbe la scatola la ciotola per montare il sapone, dove all'interno gli puoi mettere l'acqua calda, ti mantiene caldo il sapone, lavori sempre con un sapone caldo. Poi ultimamente non utilizzo quasi mai la ciotola, però è una cosa che voglio. Bagno le punte. Comunque prediligo Roma io, a questo pennello. Lo preferisco di gran lunga. Sia come qualità-prezzo e sia per le setole. Questo è anche vero che con questa barba lunga mi aiuta di più ad aprire il pelo. Allora, che sapone stai usando? Mi hanno chiesto i ragazzi che state seguendo, di nuovo donna della Pinnacle Grooming. Questa è una profumazione, ragazzi, potentissima, credetemi. Se cercate qualcosa di forte, sia come profumazione sia come durata di dopo barba, ragazzi, è folle. Credo è la profumazione più forte che abbia mai sentito. In che senso te la sei fatta ieri? Fammela anche a me. Ah, te la sei fatta quella in 3D, vero? Come ti è venuta? Mandami le foto poi. Mandami le foto poi. Ok, ragazzi, adesso vado in rasatura. Togliamo questa barba di 4 giorni. Ok, allora comunque così a guardare il rasoio sicuramente avrà profondità di taglio. Shibusa 2 ce l'ho anch'io. Strano che non ti piace, e più che altro ti diventa. All'inizio mi piaceva molto, dopo un po' ti nausea. Ah, ok, perfetto. Procedo, ragazzi. Vediamo. Sì, non va bene per rasature di tutti i giorni, me ne sono già accorto adesso. Mi ha tolto 4 giorni di barba così, con pochi passaggi. Quindi utilizzerò una mano molto leggera per evitare di fare la fine di Icon Tech. Quindi leggera. Appoggio solo e vado giù. No, adesso fatemi fare il pelo, l'obliquo, ragazzi, aspettate. No, è difficile che mi si irrita il collo, io più che altro mi taglio. Cioè, non che mi taglio, mi escono i puntini rossi. Sì, ma per una barba. Per una barba. Sembra molto dura, bisogna. No, no, per una barba di un giorno, se è dura, non hai bisogno del maiale. Diciamo che il maiale ne hai bisogno quando la barba è lunga, 5-6 giorni, ma se prendi anche lì un pennello, come sto utilizzando questo io ti ho fatto il confronto con il Roma. Diciamo che per questa barba che avevo, siccome il backbone è più duro del ciuffo, questo era meglio forse.
Io a volte sono abituato con i rasoi che non conosco a partire così in quarta. Ultimamente mi prendo il mio tempo. Tipo con Icon, no, Icon Tech, che era un rasoio sì che avevo in casa da tanto tempo, però che non lo utilizzavo mai. Nel giro di un anno e mezzo lo avevo utilizzato, se non sbaglio, o 2 o 3 volte con la rasatura effettuata. Ah, per il momento sta lavorando bene. No, non ho pelle sensibile, però più che altro mi vengono tanti brufoletti e me li asporto quasi tutti. Quando dico che nella rasatura non si smette mai di imparare, appunto per la questione di Icon. Per quale motivo che sto andando con più cautela? È anche vero che non ricordo che sapone avevo utilizzato con Icon, devo andarmelo a rivedere. Però, se non sbaglio, avevo utilizzato Varesino, forse, ma non ricordo. Ok, ragazzi, ci siamo. Sciacquiamo e andiamo di obliquo. Comunque barba di 4 giorni in pelo, ha fatto il suo lavoro, contando un po' che è rimasto nel mento, ma qua, come sempre, adesso con l'obliquo andiamo a levarla. Simo, qualche volta porta, sì, va bene, porto quello alla pera qualche volta. Adesso ragazzi mi arriverà un sacco di roba. Quindi porterò dei prodotti nuovi, poi li facciamo girare ogni tanto. La barba dipende, ragazzi, ultimamente con i video che faccio, appunto, cerco di tenerla un po' più lunga per gestire i rasoi, vedere la profondità di taglio, se è meglio utilizzare quel tipo di rasoio per una barba corta, quello per una barba lunga. In precedenza la facevo ogni 2 giorni, magari non la tagliavo il venerdì per fare il video la domenica. Invece ultimamente non ho più il tempo e devo farle solo esclusivamente tra Twitch, TikTok, YouTube, sono sempre qua. Perché ogni tanto faccio i video ASMR per rilassarmi io in rasatura, ragazzi. Da prelevare ancora un po' di saponcino. Basta. Questo qui comunque è una Ryan Evans. Adesso stanno arrivando anche su Vanity Stock, ragazzi. Però se non sbaglio stanno arrivando solo questi qua, la Kaizen 2, la nuova formula. Questa. Sono ottimi saponi anche quelli, anche gli Stirling, anche quelli Stirling sono ottimi saponi, ma non so se li prenderà. Gli Stirling sono veramente buoni. Di là ho ancora una decina di saponi, di là. Però la maggior parte che ho lasciato i live perché sono col barattolo in vetro. Non vorrei mai che qualche giorno, siccome una volta mi è caduta una mensola,
e grazie a Dio non si è rotto niente, se c'erano quelli in vetro si rompevano. Il mio sapone che voglio fare, ragazzi, non vi annuncio niente, ma fra un po' vedrete qualcosa. Quindi preparatevi che in questi giorni vi dirò una mia novità, mi vedrete in video dove vi dirò la novità, quindi seguitemi, tra oggi e domani mi raccomando. Anzi, a voi ve lo documento prima. Mi deve arrivare un pacco con la profumazione. Ci sono 7 profumazioni che ho chiesto, che ho richiesto, e mi stanno arrivando perché è partito il pacco, quindi dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani. All'interno ci saranno 7 campioncini di profumazioni. Quello è il mio sapone, che una volta che io scelgo la profumazione, il mio sapone sarà quella profumazione. Quindi partiranno con fare il sapone di quella profumazione. Quindi mi manderanno poi il sapone che proverò e io dirò la mia sul sapone, se va bene andrà in produzione. È quello che vi dicevo sempre, che bisogna aspettare, perché comunque se volevo fare un sapone l'avrei fatto già prima. Dicevo, fammi un sapone a muzzo come vuoi e va bene così. A me non piace, quindi voglio un sapone con i controcazzi e ho deciso che io devo seguirlo passo passo, provare e tutto. Il Cella Blu. Ah, non ce l'ho, lo volevo mettere oggi. Sì, ho capito, il bio. Il Cella Bio. Andiamo di obliquo, ragazzi. State tranquilli ragazzi, non vi preoccupate che esce, ragazzi, siamo già a lavorare. Se io vi dico una cosa, state tranquilli, è perché la faccio. Sempre, infatti, perché mi hai dato l'ok. Perché se quello che chiedevo io, la profumazione e varie cose, non me le poteva fare, non le facevo. Ma non che sia qualcosa di particolare, perché ancora sul packaging ci dobbiamo lavorare. Ragazzi, preferisco dirvela dopo, quando uscirà, tanto come ho spiegato a molti di voi ragazzi, io non ci guadagno assolutamente nulla, ve l'avrò già detto mille volte, in poche parole mi sono affidato a una fabbrica produttrice dove io ho notato che secondo me quel sapone è veramente ottimo e veramente buono. Quindi se quella fabbrica fa i saponi buoni, ho scelto quella. Quindi ho contattato Michele, gli ho detto: Michi, mi puoi aiutare a fare questo? Io voglio un sapone da quella fabbrica produttrice. Calcola che di saponi ne ho provati, non una quantità industriale, ma comunque ho provato un po' di case, ho fatto la mia scelta e mi ha detto che va bene, che si può fare. Quindi sono andato avanti per la mia strada. Mentre sono contento che circa 5-6 mesi fa avevo chiesto a un'azienda se poteva farmi un sapone. Vi racconto anche questo. Arrivo, e questa la voglio raccontare. Chiedo prima, diciamo, a un fornitore se mi poteva fare dei saponi, dei dopobarba. Mi dice: sì, te li posso fare, ma me ne devi ordinare, che ne so, 200, una roba del genere. Gli avevo chiesto: guarda, ma io non voglio pagare i prodotti e vendermeli io, perché non ho la partita IVA, me la dovrei aprire, non avrebbe un senso. A me mi serve che il sapone lo fai tu, fai le vendite tu e ci guadagni tu sopra su quello che fai. A me mi interessa avere un mio sapone personale, no? Vabbè, mi ha dato la negativa, che non andava bene. Adesso vado sull'altro discorso.
Comunque, Sorasoio, ragazzi, ottimo. Taglia bene in profondità, per il momento non dà problemi, quindi lavora anche bene sul viso. Buonasera, ragazzi. Hai fatto bene con l'italico, Dani? Vado con l'altra azienda. Sì, non venderò io, ragazzi. Voi dovete ordinare poi dal sito, ragazzi. Dovrete ordinarlo poi su Vanity Stock, ragazzi. Quindi state tranquilli, non dovete ordinarlo oltreoceano. Sto utilizzando il Lord, un rasoio da 7 euro acquistato su Amazon. E comunque contatto un'altra azienda, chiedo se mi possono fare un sapone. Vi faccio un esempio: all'inizio gli avevo chiesto, guarda, io vorrei fare un sapone con, esempio, il barattolo in vetro, con questo stile. Fare, non vi dico i dettagli perché certi dettagli sono riportati su questo. Facciamo finta che la mia richiesta era questa che state vedendo adesso, col barattolo tipo in vetro, con questo sfondo qua fatto così. Con all'interno, che ne so, di questo colore, mi dicono, nonostante loro hanno fatto dei saponi diversi, mi dicono: no, non è possibile, noi facciamo uno standard. Per esempio, ti facciamo il sapone come diciamo noi e ti facciamo questo standard qua. Adesso te lo faccio vedere. Ti facciamo uno standard così, come questo, come lo vedi? Saponi da 10 euro. Io non lo volevo il sapone da 10 euro e basta, via. Non lo voglio un sapone così. Se voglio fare un sapone che decidi tu. Come me lo devi fare? E da chi me lo devi fare produrre? Da quello? No, sono io che devo decidere il sapone che secondo me vale, che mi piace, che lavori bene e quanto deve valere il mio sapone. Quello era il discorso. Michele mi ha dato la possibilità di scegliere la fabbrica produttrice, come farlo, la profumazione e tutto quanto. Rasatura spettacolare. Adesso andiamo di contropelo. È un ottimo rasoio, costa poco. Le rifiniture. Lasciate perdere, ragazzi. Se cercate un rasoio bello, questo magari così sembra bello, ma una volta in mano non lo è. Però per 7 euro come rasatura, per il momento ci siamo. Abbiamo fatto due passate, ha tolto una barba di 4 giorni senza nessun tipo di problema. Adesso andiamo al contropelo. Avete capito il discorso sapone? Poi ci sarà qualcosa che sicuramente non riusciranno perché me l'hanno già detto, ma non riescono perché. Deve poi salire il prezzo e lo standard. Esempio, Pinnacle Grooming vengono venduti a 20 euro, il mio verrà venduto a 20 euro. Per inserire quella cosa in più che io cercavo, deve essere venduto magari a 30 o 40 e non ha poi, capite che diventa una cosa, deve essere tutti quanti devono arrivare ad acquistarlo. Non ha senso fare un sapone, ci sono saponi che vendono a 50-60 euro, non voglio arrivare a quello. Io devo rimanere sullo standard del sapone, non devo superare la cifra. Quindi se loro mi dicono, Simone, sì, lo possiamo fare, ma il sapone al posto di 20 costa 30, dico no, il sapone deve equivalere al prezzo di costo che costano, per esempio, i Pinnacle Groom. Sì, è grezzo, ma è efficace e lavora bene. E visto che sta lavorando bene, stasera mi cerco un BBS come si deve. Lo vado proprio cercando stasera. Voglio essere bello pulito. Buonasera ragazzi. Ricordo a tutti che i mercoledì sono in diretta qua, eh. Sto utilizzando, mi hanno chiesto i ragazzi che mi stanno seguendo di utilizzare questo. Uo di Pinnacle Grooming, donna. Siamo al contropelo. Ma io più che altro che avrà una certa fama, sicuro. Io spero, io lo faccio ragazzi per, veramente per passione, ma perché? Io sono d'accordo, ragazzi, con tutti, anche chi ci lavora nella rasatura, perché alla fine magari incomincia come passione, diventa un lavoro. Non lo so, per quanto riguarda la pubblicità, allora perché sto monetizzando, ragazzi, ma non so come funziona, non so quando parte la pubblicità e né niente. Quindi l'abbiamo fatto con Omar, come spiegavo, sicuramente partirà a tutti.
Non riesco proprio a fare il contropelo andando a collo, se mi consigli, mi rito. Devi guardare uno, il tuo face mapping, vuol dire il tuo verso del pelo, controllare bene che tu arrivi al contropelo, che quello sia il tuo contropelo. Due, idratare sempre bene il viso, o se no, evitare il contropelo spesso, cioè magari tu una volta a settimana vai al contropelo, abitui la tua pelle. Molte persone non ci riescono e io seguo. Ah, ok, tu la pubblicità non la vedi perché sei abbonato. Sì, ok. E ti dicevo, provaci poche volte, non lo fare sempre. Adesso anch'io vado sul conto. Io non ho problemi di irritazioni, ragazzi. A me mi aprono un sacco di puntini più che altro, ma irritazioni no. Comunque, la cosa importante, ragazzi, sulla rasatura è l'idratazione del viso. Andiamo di contropelo. Il mio contropelo, per esempio, questa fascia qua, ve l'ho già spiegato 1000 volte, va in tutte le direzioni, quindi è uguale. No, pelle dei cinghiali no, però quasi. Ah, vedete l'effetto che sta facendo? Ancora non ha seccato, ma se io incomincio la rasatura, prima che finisco secca, quindi cosa faccio? Il sapone di solito, in che senso quanto mi dura? Cosa faccio adesso? Per evitare, perché adesso c'è poco sapone e troppa acqua, quindi devo prelevare un po' di sapone. Cosa intendi quanto mi dura un sapone? Io ancora non ho finito, credo, un sapone. Se intendi quello, quanto mi dura, non ho finito uno, ma perché ne ho tanti? Potrei aggiungere, stavo guardando una cosa, un'altra mensolina qua sotto, sapete poi? In maniera che arrivando qua magari poi gli altri saponi si vedono. Comunque ragazzi, se vogliamo imparare anche a montare un sapone, viene molto più facile con un tallo ovato perché vedete la lucentezza del sapone, ragazzi. Quando è lucido così vi potete fermare. Andiamo di contropelo. Per esempio, io affronto. Hai 38 saponi? No, ne ho di più, ragazzi. Di là ne ho altri. Ne avrò ancora 10-20 di là. Per esempio, questo movimento che io sto facendo in sta zona, a me mi dovrebbe aprire, perché è così, e questo te lo dimostro. Lo faccio solo in sto pezzo, guardate qua, un piccolo puntino si è aperto. Invece se lo faccio a salire dal basso verso l'alto, vado più tranquillo. Quanto tempo passi nel bagno? Il necessario, ragazzi, questo è il mio bagno, il mio angolo relax. Sì, quello è il bello, ragazzi, quando ti chiudi qua non guardi più in faccia a nessuno. Quindi io faccio così. Ci sono dei movimenti che la vostra pelle non sopporterà mai, ragazzi. C'è poco da fare. Avete visto la parte dove ho fatto la mossa sbagliata per me? Qua è fare sta zona dall'alto verso il basso. Se
Sì, sto usando il Lord, ragazzi. Non l'avevo ancora provato, ero curioso. Pensavo peggio. Come lavora? Sta lavorando bene. Va benissimo. Come lavora? Non mi piace l'estetica, ma 7 euro va bene, ragazzi. Non è che non mi piace, è fatto malino, ragazzi, come materiale. Il manico mi sembra in plastica dura. La testina, sì, classico credo alluminio, ma gestito male, rifiniture fatte male. Però va bene. Non è un rasoio da tutti i giorni, perché ha un bel taglio. Non sto insistendo, ho fatto le classiche passate, siamo al contropelo. Barba di 4 giorni, me l'ha asfaltata tranquillamente. Perfetto, ragazzi. Rasatura spettacolare, mi è piaciuta veramente tanto, lavora bene. Adesso vado ancora a cercare un po' di quelli che trovo in giro e li vado a eliminare. Mi aiuto solo con un po' di sapone e vado a cercare il BBS, ma solo nelle zone, ragazzi, non lo ripasso su tutto il viso. Così. Sì, sicuro, ma questo ragazzi appunto è per avere qualcosa in più, ragazzi. Hai ragione, è per cambiare un po' la qualità qua. Ma le facciamo dappertutto, ragazzi. Questo qui è l'appuntamento del mercoledì sera, ragazzi. Quindi poi quando non mi vedete è perché non riesco ad esserci il mercoledì, ma basta che voi vi collegate alle 9, non mi vedete, siete a posto, potete tranquillamente uscire. Io se riesco, questa live la carico su YouTube se me la salva su Twitch. Voi l'avete vista subito, così magari facciamo una live su TikTok e c'è già il video di YouTube. Non lo so, amore, le cuffie. Va bene, ragazzi. E che cos'è? C'ho i seto. Arrivo, ragazzi. Sto cercando il mio BBS assoluto.
Ah, vi dico già solo. Allora. Sì, lo so, il problema lo posso fare anch'io, ma come faccio a gestire la videocamera verticale e orizzontale? E quello diventa il problema. Lo posso fare anch'io, ci ho provato, però non mi si collega e non potete chattare, cioè non potete commentare, perché io ci ho provato. Volendo potrei farlo con due telefoni, perché io ho un altro telefono di là, potrei mettere qua il video la live di TikTok, qua di Twitch, ma poi mi viene un casino a leggere tutto, rispondere qua, rispondere è un casino. Vedi che tanta roba, grazie socio. Finito, ragazzi. Basta. Perfetto ragazzi, guardate che roba, c'è più nulla. Non c'è più nulla. Tutto quello che c'era da levare l'abbiamo levato e chiudo solo sta porta, ragazzi. Sciacquo con acqua fredda, che poi sarebbe meglio non insistere subito adesso ancora, sarebbe da sciacquare con acqua fredda in maniera che i pori si chiudono. Che è successo? Che i pori si chiudono e una volta che si chiudono esce un po' il pelo. Ah, ok. Sciacquo con acqua fredda, poi aspetto che si chiudano i pori e vado a sentire se è tutto normale. Io sono a posto, ragazzi. Io me la vedo ancora, io più che altro la connessione me la vedo sempre attiva, non è che mi si stacca. Io qua sopra vedo tutto. Sciacquo, raga. Aspettate. Opla! Che qua ogni volta. Ok. Comunque ragazzi, sta profumazione tenuta per così tanto ti umbriaca proprio. Ti umbriaca. Ok. Ci siamo ragazzi. Allora, come dopo barba, siccome questo è già potente, io lo sento in una maniera incredibile, voglio smorzare con qualcosa, scegliete voi. Vi ho messo anche un po' di dopobarba qua in maniera che riuscite a scegliere qualcosina. Aspetta che ve l'alzo anche un po'. Poi dovrò aggiungere, non so dove metterli, ragazzi, il problema è quello, non so dove metterli. Lo lascio un attimo così in maniera che riuscite a capire. Sceglietevi un dopobarba. Io nel frattempo. Profumazioni, non so. Sai perché vi sto chiedendo di scegliere? Perché sono indeciso anch'io cosa utilizzare. Volevo. Boh. Io in realtà vorrei utilizzare acqua velva. E voglio cambiarla apposta perché sono ubriaco anche l'emo. Sta roba, ragazzi, nel bagno è una cosa incredibile. Sta profumazione è la profumazione più forte che io abbia mai provato. E lo spazio, bravo, non so più dove mettere la roba. Il problema, io ho ancora questa parete qua. Questa qua e un pezzo qua. E posso fare ancora questo angolo che tu vedi qua, ma è cortissimo.
Solo che poi come fai? Siccome adesso devo cambiare gli infissi, non volevo riempire tutta la parete, aspettavo di cambiare gli infissi e poi andavamo avanti. Elba, acqua velva, non Elba. Arrivo, ragazzi, mi do una sciacquata solo anche al pennello, acqua velva. Acqua velva costa poco, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere, l'ho trovata al supermercato, non ha una profumazione persistente, dura come il classico dopo barba. Ci fai quell'oretta e mezza e basta, però ti posso garantire che ti dà un bel sollievo e la profumazione mi piace. Adesso vi riabbasso un po'. Ok, e riandiamo di acqua velva, infatti è uno di quei dopo barba che ho utilizzato. È vero che è qui da un anno e mezzo, però l'ho utilizzato. Acqua velva e non Elba. Eccola qua. Questa l'ho trovata al supermercato. Ah. Io con questa mi farei il bagno, credete. Mi dispiace che non dura. Io infatti per lo spazio sto cercando di... Allora, ma voi volete sapere cosa ho fatto io qua nel bagno? Allora, siccome è vero il bagno l'ho rifatto io, cioè mio cognato, non è che dici ho chiamato un piastrellista, l'abbiamo fatto noi, ma per evitare di bucare di nuovo, fare tutti i fori nelle piastrelle, perché non ho messo i dopo barba anche qua? Perché questi qua sono i battenti delle porte, che anche questo ho cambiato io, ragazzi, io e mio cognato, io mi aggiusto, ragazzi. Non è che mi metto lì a fare troppe cose, ci aggiustiamo, me li faccio io. Mi erano avanzati i battenti delle porte, vi faccio vedere quali. Questi qua, ok? Mi erano avanzati, io l'ho tagliati, aspetta che questo lo riattacco. Mi erano avanzati, l'ho tagliati tutti, ho preso una colla, non è neanche bicomponente, è una colla potente che si utilizza nell'aeronautica militare. Visto e considerato che una mi era caduta, tu dici, sì, ma io ti ho utilizzato quello dell'aeronautica militare, ti è caduta, sì, mi è caduta perché in pratica la mattonella, una mattonella di queste era un po' più storta, non avevamo messe bene in bolla, e una era un po' più sporgente, cosa è successo? Da un lato era attaccata, ma solo all'inizio, e di qua era tutta staccata, però teneva lo stesso, ma aveva due puntine di colla che tenevano ed è caduta, invece questi qua adesso li ho attaccati bene, non si muovono, non si muovono proprio, ragazzi, sono proprio attaccati questi, piuttosto fai volare i saponi, ma queste non si staccano, e le attaccate con quelle, quindi ho ancora 5-6 metri di barra e volevo fare tutto il giro, però non mi fido a mettere dopo barba, più che altro perché ho paura che magari si spezzano i pezzi che sono qua dietro, non tanto che cade la colla, ma che si spezza la mensola. Allora, qua è a posto, qua è a posto. L'acqua di Elba l'abbiamo usata. Dovete vedere mo che mi deve arrivare tutta l'altra roba. Adesso poi mi devo sistemare anche questo rasoio che devo tenerlo in bagno, perché chi mi chiede, l'abbiamo usato. Mi deve arrivare poi, tu calcola che adesso questi due non vi dico altro, più uno che mi deve arrivare da Amazon, ma gli altri che ho preso non vi dico quali sono. Mi dovrebbe arrivare tra domani e venerdì, credo. Questo, con questo manico, dovrebbe entrare qua perfetto, credo. Opla, visto? Preciso. Invece, questo qui poi lo proveremo insieme, io l'ho già provato, ho cambiato la colorazione, ma questo lo teniamo qua dentro, che ci facciamo magari poi un altro video, o comunque le lamette queste le mettiamo al proprio posto. Okay. E via, mi ricompongo,
Sì, qualità-prezzo sì, ma più che altro per la profondità di taglio. E se parli di Lord, sì, perché ha lavorato veramente bene. Ha tolto una barba di 4 giorni senza nemmeno fiatare. Giustamente con 7 euro non ti puoi permettere tutto. Cioè, non ti puoi permettere tutto nel senso che con 10 euro qua ci danno un bel rasoio fatto anche bene con 4 pacchi di lamette. Che se tu togli i prezzi delle 4 pacche di lamette ti viene a costare come quello, anche qualcosa in meno se prendi l'Empire. Mentre invece Lord è fatto maluccio, però lavora bene. Per il prezzo 7 euro lavora bene. Il Lord, perché io consiglio anche questo, il Roman Empire io l'ho sempre consigliato. Infatti l'ho riacquistato. Allora, dei due non posso darti una risposta, ma per quale motivo? Perché questo qua, il Roman Empire, l'ultima volta che l'ho utilizzato, se non sbaglio, si parla di un anno fa, forse. Troverai il video su YouTube, quindi lo devo riprovare. Poi, secondo me, hanno due profondità di taglio differenti a questi due rasoi. Cioè, questo qui magari lo possiamo gestire tranquillamente su barbe di tutti i giorni. Quello lì è meglio evitare, magari è meglio avere una barba di 3 giorni in poi, magari non tutti i giorni quello, questo magari lo puoi utilizzare tutti i giorni. Chef Factory. Dipende quali, se non sbaglio dovrebbe essere questo. Io ho questo, l'imitazione del Mercury Future, non mi piace. Era 89 e da tutti i giorni, certamente. Lamette, il discorso lamette è soggettivo. Combinazione, adesso mi devo ricordare, vedete? Le Lord me le devo ricordare perché abbiamo fatto un'ottima rasatura con un rasoio che comunque non conoscevamo, mi ha dato una bella rasatura. Quindi queste io le devo ricordare per ricordarle. Che devo fare un ordine anche di queste, ne acquisterò una decina di pacchetti. La mettiamo qua, così mi ricordo. Quando succede che avete una bella rasatura, mettetevi la lametta da parte, che ve la ricordate. Io lo faccio ancora adesso perché a volte non ricordo, la rasatura va male, mi dimentico e faccio così, ragazzi. Qua strizziamo l'upennello e gli troviamo un posticetto. Qua non ci sta, poi hai il problema, vedi, che magari non sai dove appendere i pennelli perché lo spazio era. Ok, qua ci sta. Questo lo mettiamo qua e abbiamo risolto il problema. No, io astraverdi, guarda, sono qua, non le utilizzo. Devo, tutte le volte che provo a riutilizzarle anch'io mi combina una schifezza. Ce l'ho perché l'ho riacquistate per riprovarle, no? Sia questo pacchetto che un altro di là, però non mi ci trovo neanch'io. Io con queste non mi ci trovo. Niente da fare. Allora, questo è anche a posto. Usi saponi a stick, ne ho solo uno, ho il Tabac. Mi sono dimenticato di portarlo di qua il Tabac, lo devo portare. Un buco per il Tabac in stick lo trovo, vedi? Ce l'ho di là. Ok, una pulita, il saponcino, lo lascio ancora un po' aperto. Lo lasciamo aperto così. Ok, e questo lo mettiamo qua. Perfetto. Poggiamolo qua momentaneamente. Ok, così lo lasciamo un po' aperto. Sì, le lamette, ragazzi, sono soggettive. Una cosa che vi dovete ricordare è quella. La lametta che magari che a voi va bene, a me non va bene, a me va bene, a voi no. Quindi, discorso lamette. Cercate di non farvi i problemi, non è che nella lametta che magari a me va bene, a voi anche, no, non è così.
Che ore sono, ragazzuoli? Le 10. Sapete che io poi tengo compagnia ancora 2 minuti e poi mi sistemo tutto quanto. Tanto questa la posso anche buttare, o la tengo. Ma sì, la scatola, teniamola che magari ci facciamo un altro video con la scatola su YouTube. Adesso vediamo. Ma qua manco lo devi provare, non mi hai detto che l'avevi provato, Omar, che ti durava, o hai provato solo il dopo barba? Ah, forse le lamette devi provare, non mi ricordo. Ah, poi senza calcolare tutti i saponi che mi sono venduti, perché mi sono venduto una ventina di saponi. Qualcosa l'ho regalato. Ma le lamette che sono più affilate o comunque tagliano di più, ce ne sono due tipi, le Kai e le Feather. Costano care, l'ho provato un paio di volte e basta. Una volta che, io ve lo dico sempre ragazzi, provate lamette che costano poco. Perché dal momento che vi trovate bene con una lametta che costa 4 euro, è vero che ce n'è 5 all'interno, ma perché? Quando potete trovare lamette al costo di 1 euro 80 centesimi, 50 centesimi e 60 centesimi. Comprate 4 pacchi di lamette al posto di comprarne uno con 4 euro, perché le Feather costano, se non sbaglio, 3,50 euro, e le Kai altrettanto. No ragazzi, non vendo più niente, credetemi, ma sapete perché non vendo niente? Perché io, quando poi vendo qualcosa, mi chiedono, sì, ma cosa ne pensi di quello? Io dico, sì, l'ho provato, però non ce l'ho perché l'ho venduto. Voglio averlo in maniera che con il tempo che uno mi chiede una cosa, magari io ci ritorno sopra e la ritesto e vedere se l'effetto è uguale, se tutto quanto, avete capito? Non mi vendo più niente, mi voglio collezionare tutto. Poi, mai dire mai, se la profumazione proprio che non mi piace, per esempio la pecora, a me dispiace venderla, non sarà un sapone che utilizzerò spesso, perché anche una profumazione particolare, ma mi dispiace venderlo, perché non mi dà fastidio. Il bruciore che sento in viso non mi dà fastidio, è un bruciore che devo dire che è giusto così, perché se brucia anche a me, oltre ad un altro ragazzo, lo devo dire che brucia, ma non mi dà fastidio, io amo questi saponi. Sì, sì. Ragazzi, sceglietevi la lamette giusta. Vedi adesso? Io sono andato su sapone, mi piace. Adesso tu me ne hai fatto parlare. E la profumazione è particolare, è buona. Non è che nonostante mi bruciava in viso, l'ho utilizzato molto. Non è che non l'ho utilizzato. Perché quando una cosa mi piace. Niente da fare. Anche io mi brucio. Anche questo l'ho utilizzato tante volte. Questo è ispirato a Invictus. Ragazzi, che dite? Vi posso dare una buonanotte e ci vediamo in questi giorni, ragazzi. Ci vediamo in questi giorni, tanto farò un unboxing appunto per scegliere la profumazione che farò al mio sapone. Ci saranno Stirling, come ti pare? Stirling, tanta roba. Stirling sono degli ottimi saponi. Sono veramente ottimi saponi. A me piacciono molto. Il problema è anche lì, che non, come fai a utilizzarli sempre? Io a volte me ne dimentico, ma non mi dimentico di adesso che ce l'ho bene o male un po' qua, ti giri, stai un po' così, cerchi di valutare quello che non utilizzi, li snaso un po', io la sera prima di andare a dormire, ragazzi, mi metto qua e mi snaso i saponi, non tutti, li guardo, ne prendo qualcuno, lo apro e faccio così. Quello è una cosa che mi verrà anche a voi, ragazzi, non vi preoccupate. C'è un sapone che come profumazione, ragazzi, è pessimo, è questo. Questo è un altro oltreoceano, ragazzi, sa di piedi, sa di puzza di piedi. No. Però come meccanica è pazzesco, come meccanica tanta roba, però sa di piedi. Raga, vi do la buonanotte. E mi sistemo due cose, ragazzi, vado a vedere di là la family cosa deve fare, andare a dormire, ma vado a vedere mia moglie se ha bisogno di qualcosa.
Ciao ragazzi, un bacione. Ciao a tutti.